Benvenuti gentili spettatori e amanti del Trofeo Petrolio qui dallo stadio, dal centro sportivo Don Calabria di via di San Vitaliano per la 20ª giornata del 28º Trofeo del Petrolio Serie A. Giocano Pineto United e ADG Cali. Iniziano quindi i primi 40 minuti di gioco. Ha battuto la squadra di trasferta, cioè l'ADG Calcio, che in maglia bianco-verde a righe orizzontali attaccherà da sinistra verso destra. Invece i padroni di casa del Pineto United in maglia blu, soprattutto celeste, diciamo, attaccheranno da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco. Palla in avanti, il tentativo di tiro e Lucari la para dopo il tentativo di Chiari, poggiano sul punto di battuta. Siamo al 15° del primo tempo, scorrendo veloce questa prima frazione. Tentato il colpo di testa, adesso c'è Locascio, la spazza via con la testa senza pensarci due volte. Alla messa in mezzo, Bonzinghi cerca di spazzare, poi il tiro va bene, Abbas, che va fuori. Il tentativo è stato di Abbas Jallow. Vuole andare da Ciarrà lì. Carilli. Ancora numero 10. Palla messa in mezzo! Il colpo di testa vincente. C'è il gol dell'1-0. La mette dentro. Guillem Halawi. Carilli cercava Halawi per il 2-0. Chiusura di Lucari. Si allunga il pallone numero 1, la manda in avanti adesso verso Chiari, che non si è visto molto in questo primo tempo. Carilli prova a stoppare, ma non ce la fa. Adesso Conte. Cafarelli, palla a destra per Jallow, ancora Jallow, cercato poi il tentativo del numero 10, tira da Minconte, palla che va sopra la traversa. Adesso ancora Traoré, la manda in avanti, c'è Zaccaria, c'era lì, ancora c'era lì con Chiari, se lo allunga troppo il 19, cerca di rimediare. Ce la fa. E c'è il duplice fischio, arriva subito, finisce qui il primo tempo 1-0 per la DG. Il secondo tempo fischia il direttore di gara, 1-0 per la DG alla fine del primo tempo con gol di Alaowi. C'è stato un cambio, Ercolani è entrato Di Veroli. Attaccherà da destra verso sinistra, la DG cercherà invece il Pineto United, che ancora non ha fatto cambi, di riprendere quantomeno il pareggio andando da sinistra verso destra. Ci può provare Carilli il tiro, palla che va fuori. Da 16 ne ha la meglio. Palattella, anche se rimane lì, dovrebbe ripartire adesso con te. Ne ha la meglio il numero 10, proprio Lamin Conte, che supera Bonifazi. Il tiro e il gol dell'1-1, pareggia Conte. Quindi si ritorna in parità tra Pineto United e ADG. Palla per Fondi, adesso ancora Ciarrà lì in avanti verso Di Veroli, che vela l'opportunità per Chiari! La mette dentro, anzi, Carilli! Gol del 2-1, ritorna in vantaggio la DG al 15°. Locascio, ancora numero 3. Cerca di entrare Franco, il tentativo, opportunità per Chiari dall'altra parte, la mette per Di Veroli, il tiro di Chiari, palla sopra la traversa.
Branco in avanti verso Di Vero lì, adesso Carilli, prova ad andare Carilli, Lucari. Uno, due, tre, fischia tre volte, il direttore di gara, finisce l'incontro, vince in trasferta la DG in casa del Fineto United.